Oh, bentornati sul canale del Pellicano. Finalmente si torna con Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, ma con il doppiaggio in italiano. E questa volta, ragazzi, dopo aver finito la saga Z con la sconfitta di Majin Buu, adesso dobbiamo scegliere fra la saga Super e la saga di Dragon Ball GT. Io andrei per un ordine cronologico, anche come mi avete detto voi nei commenti nello scorso video. Andiamo con Dragon Ball GT. Speriamo che non ci siano 3 combattimenti in totale, perché visto come hanno gestito la saga di Dragon Ball Z, insomma, mi aspetto che Dragon Ball GT, essendo più corto, duri veramente 3 battaglie. Vegeta si è impossessato anche di te. Bentornato a casa, Goku. Pronti. Con Goku piccolo, che piccolo non è in realtà, solo di statura. Ma inspiegabilmente quanto mi è sfuggito il mio controllo. La cosa ti sorprende, eh? Tu non riuscirai no. Ad impossessare. Ma c'è tu a poteri che neanche immagini. E ha già espulso il tuo uomo malefico. E occupato a manipolare le persone. Io mi sono rifugiato all'interno del suo corpo. Per questo finora non sei riuscito a controllarmi. Oh mia, sfera Genkidama! Madonna! Ma non abbiamo tolto niente! Ma l'abbiamo preso tipo di striscio, non ho capito! Comunque non mi fai paura! Sei soltanto un boccone! Ora dovrai vedertela con l'uomo più forte del mondo! Il campione dei campioni, il grande Satan! Che per l'occasione verrà sostituito da un caro amico nonché parente! Forza Goku! Da una bella lezione a quel farabutto! Arrivo. No. No, maledetto. Ma ha fatto la mossa perfetta nel momento perfetto. Ma mi rincresce doverti deludere, ma non credo proprio che riuscirai a farlo. Per affrontarlo non mi resta altra scelta. Mi trasformerò in Super Saiyan di terzo livello. Guarda, si è messo in posizione. Ho visto. Vuole trasformarsi. Per noi sarà un grosso problema. Tiè. Non so se mi spiego. È tutto qui quello che sai fare, Saiyan? Cos'è? Hai bisogno di un altro po' di tempo? Un altro po' di tempo a me? No, no, no. È passato molto tempo. L'ultima volta che mi sono divertito così in un duello. È davvero impressionante. Eppure il Super Saiyan di terzo livello riesce a fermarlo. Staremo a vedere. Saiyan! Questa non ci voleva. Date le mie dimensioni ridotte, lo stadio del Super Saiyan di terzo livello ha una durata troppo breve. Sono nei guai fino al collo. Ti senti pronto per raggiungere l'aldilà? Aia. Comincia a farsi dura. Noi torniamo normali e lui si trasforma. No! Il Saiyan merita una lezione. E quindi vabbè, guarda quanta vita toglie lui. Lui si è pure ritornato al massimo di vita. Ma no! Ma sono proprio ingiuste però queste battaglie. Lasciatemelo dire tranquillamente. Comunque non hai ancora visto tutto di me. Voglio farti una sorpresa. Prima di darti il colpo di grazia, avrai modo di vedere la differenza che c'è tra un povero scimmione primitivo e un individuo evoluto. E adesso, miei cari sudditi, trasferite l'energia di Saiyan che avete in corpo al vostro padrone. Sbrigatevi! Certo, agli ordini, baby. Bam. Sempre peggio, raga, sempre peggio. Noi la vita la stiamo finendo, non la possiamo rimarginare, c'è rimasta meno di una barra completa. Ma adesso ci pensa Ub. Me la pagherai! Ub, stai attento, ti prego! Non hai ancora visto niente di quello che sono davvero in grado di fare. Bene, mi stavo giusto annoiando, sai, non potevi scegliere un momento migliore per entrare in scena! Adesso non mi sfuggirai! Ti trasformerò in un cioccolatino! No, non l'abbiamo preso!
Dai, guardi, sono qui. Non mi sfuggirai. Va bene, li abbiamo fatto. No. Ed è qua. E vieni qua, che non te faccio caricare, maledetto. E niente, 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 niente. È incredibile. Go! E così sei ancora vivo. Certo che lo sono, e lo sarò finché non ti avrò fatto sparire per sempre dalla faccia dell'universo. No, non mi dire. Che paura che mi fai. Vedi, né tu né nessun altro riuscirete mai a sconfiggermi, no, quindi no, ti no, conviene no, arrendersi. No, 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 che culo. Basta, rimuovi. Ho una piccola sorpresa in serbo per te. Oh, e cos'è? Vuoi farmi credere di essere diventato più forte? Non te lo faccio credere, lo sono sul serio. Ormai sì, ti senti pronto per raggiungere la... Oh, e mo? E allora? Come va? Big Bang! Attacco! Vedo che ti piacciono i travestimenti, pagliaccio. Adesso però ho scelto quello che ti piace. Ok, adesso è un'altra storia. Ora ti faccio vedere io, Baby Vegeta. Vieni, 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 dov'è? Che fai, scappi? Certo, prima con Goku piccolo eravamo un po' più veloci, però adesso siamo... facciamo anche un po' più danno. Hai mai cosa? Non puoi colmare la differenza che c'è tra noi. Io sono molto più forte di tutti. Vieni, il becco! Vieni, vieni, Baby Vegeta, ti faccio una mossa piccola piccola. Vieni, vieni, vieni. Vieni qui, vieni qui. Che fate, carichi? No, maledetto, me l'ha fermata. Però te la rifaccio. Adesso però scelgo... E stavolta... Non ce n'è per nessuno. È arrivato il tuo momento, caro Saiyan. Rassegna, tu non potrai mai battere. Cosa? Non puoi colmare la differenza che c'è fra noi. Io sono molto più forte di te. Chiudi il becco! Non ecco. Riuscirai a sconfiggermi. Adesso è un problema. Adesso è un problema. Hai minuti contati. Molto bene. E che ne pensi di questa? Sono qua. È inutile. Ci metterò solo 5 secondi. No, ho sbagliato mossa. Con lui le mosse corpo a corpo non le posso fare. Ma sì, non potrai mai cosa? Puoi colmare la differenza che c'è tra noi. Io sono molto più forte di tutti. Con il becco! Sono qua! Ma non è possibile! E questo gioco è... Dai, vieni, 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 vieni. Bam! Dai che stiamo vincendo. Vieni, vieni, te ne faccio un'altra, gamma mia. No, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, colpa mia. Non posso perdere per nessuno. Vai! Bello, l'abbiamo preso lo stesso. Di striscio, ma l'abbiamo preso. E io? A posto. Mamma mia, Goku Super Saiyan 4, raga, comunque è devastante. L'aura di Baby è scomparsa. L'incubo è finito. Ecco fatto. A questo punto possiamo dire che è davvero finito. Baby non si ricomporrà mai più. Questa era la battaglia con Baby Vegeta, che purtroppo è durata soltanto una battaglia, come mi aspettavo. Infatti saranno probabilmente soltanto tre combattimenti
che racchiudono tutto Dragon Ball GT. Infatti già dal prossimo episodio, qui dalla prossima battaglia, abbiamo Super C17. E anche qui non credo sarà facilissima, ma ce la metteremo tutta. E quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, nel caso, vi invito a lasciare un like, un commento. Se ancora non lo siete, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella delle notifiche, così rimanete aggiornati su tutte le prossime uscite. E noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento qua dal Pellicano, e ciao ciao.